sumari, mamma mia, mamma ridari. Figlia, figlia, cudaddari, mamma mia, pensacci tu. Se ti dugno lo pomperi, idduva, idduveni, sempre a pompa a manuteni. Se ci piglia la fantasia di pompia, figliuzza mia. Carretteri, isso va, isso veni, prete nel nervo a mano teni. Vieni, vieni, vieni. E quando c'è già la banda, nervo liscia, figlia mia. Amici di Canale 8, salve, siamo qui alla sagra dello Spincione di Figarazzi, organizzata dal comune dopo tanti anni di assenza nel territorio. Signor sindaco, vedo che lei in prima persona, come primo cittadino, è all'opera nella distribuzione dello Spincione. Un commento su questa sagra che ormai da anni manca, è molto importante, è rappresentativa per il nostro paese. Intanto evidenziamo la eccellente riuscita. Devo dire veramente un bravo a tutti i miei assessori, tutti i miei collaboratori, però un ringraziamento particolare a Vincenzo Tribuna, perché veramente ha sposato questa manifestazione con un amore e con un'energia fuori dal comune. Devo dire che la manifestazione è riuscita benissimo. Lo Spincione che abbiamo portato lo stiamo distribuendo, la gente partecipa, è ben ordinata, ben educata. Durante la manifestazione mandiamo anche dei messaggi, nel senso che somministriamo delle informazioni per quanto riguarda l'estate figarazzese, soprattutto l'Eco Day che sarà giorno 13, e in più diamo anche dei messaggi per il conferimento dei rifiuti, cioè conferire dalle 19 alle 6, soltanto dalle 19 alle 6, fare la differenziata perché è importantissimo, e poi che dire, divertiamoci. Bravi soprattutto a voi che credete in questa amministrazione, che credete nell'informazione e che lavorate per la nostra comunità, ma non solo, anche per le comunità vicine, perché Canale 8 da un mese e mezzo ha un segnale molto potente che viene preso in tutta la regione Sicilia, e quindi veramente eccellente lavoro. E poi anche i blog, Carmelo mi rimproverà sempre, mi dice: ma i blog non li citi mai. No, non è vero, perché loro fanno informazione quotidianamente, costantemente, e devo dire anche in tempo reale. Sono sicuro che chi va in questo momento nel blog trova delle foto mie della manifestazione che già Carmelo ha provveduto a mettere nel sito. Grazie. Da blogger e da collaboratore di Canale 8 abbiamo notato che questa manifestazione, anche con tutto l'impegno avuto dall'assessore Tribuna, è stata, diciamo, poco pubblicizzata, anche per il poco tempo che c'è stato per organizzarla. Come l'avevo detto in precedenza, di cercare di pubblicizzare sempre questi eventi, e non soltanto tramite Canale 8 oppure i blog, ma anche con la tabella onistica, che è mancata. Ma guarda, noi l'abbiamo pubblicizzata con i veicoli che conosciamo, nel senso che nel mio sito personale la manifestazione è conosciuta con tutto il programma dell'estate figarazzese. Abbiamo messo i soliti manifesti per le vie del paese. Devo dire, sì, forse non pubblicizzata come era necessario fare, però siamo già intorno sulle 1000 persone, quindi significa che comunque l'evento è stato ben pubblicizzato. E devo dire, guarda, non mi dispiace, perché abbiamo ripreso questa manifestazione del passato, e l'abbiamo ripresa dopo 4 anni o 5 anni che mancava dalla nostra comunità. Ma la risposta della gente è stata veramente molto, molto decisa. La gente è venuta, viene qui, mangia un po' di sfincione, sta con noi, conosce i nostri prodotti, beve un buon bicchiere di vino. Che dire, non trovo mai degli elementi negativi su eventi che poi riescono così, così bene. Amici di Canale 8, ringraziamo il signor sindaco, non ci resta ora che assaggiare il buon spincione di Figarazzi. Siamo in compagnia di Vincenzo Tribuna, uno degli assessori dell'attuale giunta comunale.
nonché organizzatore e factotum della manifestazione della Sagra dello Spincione. No, l'abbiamo organizzata tutti, c'è il nostro sindaco, tutta l'amministrazione, i consiglieri, sono quasi tutti presenti, c'è l'assessore Giardobardo, l'assessore Rammacca, siamo stati tutti. Sta riuscendo ed è una cosa spettacolare. La manifestazione è riuscita grazie a... Non è vero, siamo tutti, c'è, sono i capi degli anziani che c'è, Piero Locascio, anziani non lo vogliono detti, però l'abbiamo organizzata tutta e sta riuscendo, l'importante è questo. Che riscontro avete avuto dai panificatori che stanno partecipando? Volevano partecipare tutti, ma giustamente non si possono raccordare tutti perché ci sono quelli che sono in ferie. Pensi che il prossimo anno venga ripetuta la manifestazione? Sicuramente sì, è organizzata molto più graziosamente, eppure che siamo felici di quello che abbiamo fatto. Visto bene, lucicciola a mano te. Vieni, vieni, e quando c'è chiappa la banda, lanci trulia la figlia mia. Ci troviamo qui in compagnia dell'assessore Salvatore Rammacca e di uno dei panificatori che ha partecipato alla Sagra dello Spincione, Angileri, pane dolce pane di via Ugo Lamalfa. L'assessore, ennesima manifestazione organizzata diciamo dall'amministrazione, ma con il buon lavoro fatto da lei che sta riportando un po' tutte le tradizioni popolari di Ficarazzi di nuovo nel nostro paese. Un commento sulla riuscita di come si sta svolgendo questa manifestazione oggi? Diciamo intanto io devo, come dire, un po' rettificare la tua affermazione, nel senso che vero è, io sono assessore alto di un spettacolo e comunque questa manifestazione ha visto l'impegno di tutta l'amministrazione, di tutti gli assessori, del Presidente del Consiglio, di diversi consiglieri, quindi intanto è giusto precisare questo. Questa manifestazione, un commento, una festa ritengo popolare, autenticamente popolare, nel senso che siamo riusciti a centrare l'obiettivo, cioè a portare fuori dalle case la domenica pomeriggio le persone del nostro paese, farle riunire e creare quindi questo momento di aggregazione. Questo momento di aggregazione che ritengo non debba e non resterà sicuramente isolato, anzi al contrario, ci adopereremo per moltiplicare questi momenti, queste situazioni, proprio per far sì che i nostri concittadini abbiano l'occasione per potersi incontrare, potersi parlare e potersi conoscere. Lei è stato uno dei panificatori che ha accettato favorevolmente l'invito da parte dell'amministrazione comunale a partecipare a questa sagra. Un invito ai panificatori che chi per ferie, chi che non ha partecipato, a partecipare alle prossime manifestazioni e il perché portare avanti il culto di questa tradizione che di Ficarazzi è uno dei piccoli fiori all'occhiello, perché Ficarazzi nel passato era riconosciuta come il paese del pane e dello spincione. Il nostro paese è conosciuto come, diciamo, una tradizione all'antica dei nostri spincioni, per cui c'è stato un momento che si è staccata. E grazie a questa giunta che si è riunita e oggi noi abbiamo il piacere di dimostrare alla gente i nostri prodotti, che sono lo spincione tradizionale del paese di Ficarazzi, e speriamo che il prossimo anno sarebbe una cosa molto molto più bella di quella che abbiamo visto ora. È stata una cosa all'improvviso, ma è una cosa spettacolare. Buonasera, lei è di Ficarazzi? No, non sono precedente di Ficarazzi io. E come le sta sembrando lo spincione di Ficarazzi? Un commento sulla manifestazione? Molto bella, soprattutto dal punto di vista delle iniziative che stanno prendendo per l'ambiente, che è una cosa da ammirare. Siamo qui con Piero Domino, uno dei consiglieri comunali. Piero, un commento su questa sagra dello spincione che manca da tanti anni e quest'anno finalmente la rivediamo qua a Ficarazzi. Che ti devo dire? Noi ci tenevamo a riproporre di nuovo questa manifestazione, anche se noi siamo stati eletti a maggio, abbiamo trovato un bilancio che si doveva approvare, però questa amministrazione con forza e con buona volontà, con le piccole risorse che abbiamo cercato di organizzare tutta una serie di manifestazioni nel nostro comprensorio, tra cui quella della Sagra dello Spincione.
che con buona volontà da parte nostra e dei volontari si sta portando, credo, in modo molto serio e non solo, ma con buon risultato. L'attuale amministrazione, anche nella veste dell'assessore Ramacca, penso che stia facendo un buon lavoro, anche perché sta riportando tutte vecchie tradizioni popolari che negli anni si erano un po' scemate e un po' perse. Un commento e un giudizio sul lavoro dell'assessore Ramacca? Ma il commento non può essere che è soltanto positivo, però voglio soltanto sottolineare quello che dice sempre il nostro sindaco. Non è il singolo assessore che organizza, ma è un tandem di assessori che fra di loro portano avanti tutte le iniziative e quindi si lavora in sinergia. Siamo in compagnia qui dei ragazzi della nuova associazione nata a Figarazzi, giusto? Sì. Le Rane. Di cosa vi occupate? Parlami un po' della tua associazione, allora, di cosa vi proponete di fare per il paese. Allora, intanto oggi ci stiamo proponendo per questa sagra dello Spincione, quindi in aiuto a questo evento. Poi, ancora essendo un'associazione in costruzione, sicuramente ci proporremo per il paese, quindi per i giovani, sul sociale, quindi abbraccerà un po' tutte le fasce. Intanto per domenica si sta organizzando la Fiera del Libro Usato, quindi che verrà organizzata sempre da noi come nuova associazione. Poi per il futuro vedremo di organizzare qualche altra cosa, sempre nell'interesse del paese comunque. Per quanto riguarda coloro che non vi conoscono, come vi possono rintracciare? Avete un sito internet? Allora, dove è la sede della associazione? Tanto il sito internet è in costruzione, però ci potete trovare su Facebook, c'è una nostra pagina su Facebook che è Associazione Culturale Le Rane, quindi chiunque voglia cliccare lo può fare.